Pescheria oltre il mare. A Rieti la prima nuova pescheria moderna che offre ai propri clienti pesce fresco, prodotti pronti, crudi e cotti, gastronomia di pesce da asporto, vendita all'ingrosso, degustazione prodotti ittici. Take away! Pescheria oltre il mare fino al 30 ottobre presentando il coupon che troverete sui volantini, sconto del 10% sul totale degli acquisti. Pescheria oltre il mare, Rieti, via Paolessi, 137-139, 0746-280460, oppure 393-3024-033. Questione alberghiero, i conti non tornano. Rieti, spacciatore in manette, nascondeva droga nel calzino. Asili privatizzati, deluse le promesse elettorali. Vertenze industriali, il punto su Schneider Enterprise. Coldiretti, sbloccati fondi agli agricoltori della provincia di Rieti. Maiano, indagati imprenditori per presunte carni scadenti. Fiamignano, arrestati i ladri. Monterotondo, presentata la nuova giunta. Linkham sconfitta dai Pontini nella gara 2 dei playoff. Rieti Calcio verso la finale con Castelfidardo. Buonasera, bentornati a una nuova edizione del TG di Sabinia Silver TV. In apertura parliamo della questione alberghiero, i conti non tornano. Provincia e comune, documenti diversi. Sentiamo. Sul completamento del nuovo polo didattico alberghiero di Rieti tornano nuvoloni neri e tanta incertezza. La variante al piano regolatore generale, fatta ingoiare dal PD alla Giunta Petrangeli, cozzerebbe con gli ultimi documenti redatti dall'amministrazione provinciale. Gli agenti della giudiziaria della Forestale continuano ad indagare, la Procura pure e ora anche l'Associazione dei Consumatori Codici ha pronte le sue osservazioni alla variante stessa. Tutto quello che la provincia garantisce che sarà costruito, dicono i ben informati, difficilmente avrà capienza e cubatura sul terreno in questione. E allora si chiede al Consiglio Comunale e all'assessore Cecilia di conoscere le motivazioni ostative alla realizzazione della nuova scuola alberghiero, così come progettata all'origine, in grado di soddisfare tutta l'esigenza didattica e formativa, in area lontana dai rischi idrogeologici e da inserimenti industriali a rischio, opera pubblica da realizzarsi con il finanziamento di oltre 5 milioni di euro. Nel primo pomeriggio nella strada SP46, località Canera, una panda guidata da una donna ha sbandato colpendo il muretto sul bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasportato la donna ferita all'ospedale dell'Ellis. Il personale della squadra mobile di Rieti ha arrestato il reatino VG del 1965 per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della squadra mobile nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti intensificati dal questore di Rieti Gualtiero D'Andrea hanno proceduto al controllo di un'autovettura condotta dal reatino VG mentre in prossimità del capoluogo reatino transitava sulla statale 79 Ternana. Gli agenti, avendo notato un comportamento sospetto dell'uomo, lo hanno messo alle strette costringendolo a consegnare un involucro contenente oltre 5 grammi di cocaina che aveva occultato all'interno di un calzino. La successiva perquisizione domiciliare effettuata ha permesso di rinvenire e sequestrare 20 pasticche di medicinali acquisiti senza prescrizione medica ed un bilancino di precisione utilizzato probabilmente per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Immediato l'arresto.
col prossimo servizio restiamo a Rieti per parlare di esternalizzazione di asili nido. Sentiamo. Sfuggono più, se non addetti ai lavori e ai diretti interessati, le reali motivazioni che porteranno questa amministrazione a disfarsi di uno dei due asili nido, sorte che toccherà con sufficiente probabilità al Ciancarelli di Viale Maraini. Nascondendosi dietro le rigidità di bilancio imposte dal pluriennale piano di risanamento, da osservarsi all'occorrenza fuorché quando si tratta di elargire incarichi fiduciari e consulenze, la giunta Petrangeli si caratterizza anche in questo caso per voler fare esattamente il contrario di quello promesso in campagna elettorale. Sembrano lontane anni luce le promesse circa la nascita addirittura di un terzo asilo nido comunale. Certamente non ne avrebbero tratto beneficio microasili nido privati che si vanno costituendo sotto varie forme nel territorio comunale, per lo più cooperativistiche. Tipico esempio di perfetta adesione alla teoria comunista che guarda il cooperativismo rosso come interlocutore privilegiato per approfittarne al momento delle elezioni, dichiarano i consiglieri di minoranza Andrea Sebastiani e Davide Festuccia. Ritrovate delle ossa umane in piazza Cesare Battisti durante gli scavi per i lavori Plus. Questi si aggiungono anche i resti di una cinta muraria nel punto in cui sarà realizzato l'ascensore tra via San Pietro Martire e piazza Cesare Battisti. Come già nei giorni scorsi, a causa del ritrovamento di altri reperti archeologici, i lavori sono stati sospesi creando dei rallentamenti che potrebbero creare problemi sui tempi e quindi sui finanziamenti che spetterebbero a Rieti. Il Comune parla di ritardi previsti che, se limitati ad un tempo di circa 2 mesi, non andranno ad inficiare sul prosieguo dei lavori. Una boccata d'ossigeno per oltre 200 interinali ASL che hanno ricevuto lo stipendio di aprile dall'agenzia Alba S.p.A. Come fanno sapere dall'azienda, ASL, qualora non ci fossero stati pagamenti, sarebbero intervenuti in sua vece. Intanto si attende il 15 giugno per lo stipendio di maggio e il 30 giugno, giorno della scadenza dei contratti, degli interinali e dell'appalto per la fornitura del personale. Entro quest'ultima data l'azienda ASL dovrà trovare il modo di affidare l'appalto ad un'altra agenzia, altrimenti ci sarà la proroga d'affido ad Alba. Con il prossimo servizio andiamo a fare il punto sulle vertenze Schneider ed Enterprise. Noi facciamo di tutto per tenere le aziende a Rieti, ma la politica deve darci una mano, non possiamo continuare così. Questo governo ha fatto del lavoro in Italia la sua bandiera, è tempo di iniziare a vedere i risultati. Così Franco Camerini della Wilm Will in merito alle vertenze industriali che tengono banco sul territorio reatino su tutte la Schneider. Ancora polemiche tra sindacati da una parte e vertici aziendali dall'altra circa il trasferimento sul suolo francese di 2 macchine per la saldatura di interruttori. Fermo il no dei lavoratori, il sito reatino ha a disposizione macchine e competenze perché quella tipologia di lavoro possa essere fatta a Rieti. Anche perché, commenta Camerini, gli accordi sindacali prevedevano il mantenimento della produzione fino al 2015. La nostra posizione non può essere messa in discussione. Non c'è pace nemmeno per l'Enterprise. Metà dei lavoratori che hanno deciso di confluire nella nuova società New Enterprise stanno avviando pratiche di licenziamento per giusta causa. I lavoratori, precisa Camerini, non ricevono lo stipendio da marzo. In più, l'azienda è chiusa sotto espressa richiesta della stessa, in quanto non sarebbe in sicurezza. Assurdo. Grande soddisfazione da parte di Coldiretti per lo sblocco dei finanziamenti agli agricoltori, finanziamenti che arrivano dopo tante battaglie e sollecitazioni, come ha dichiarato il presidente di Coldiretti Rieti, Enzo Nesta. AGEA ha infatti disposto il pagamento agli agricoltori di 81,5 milioni di euro di fondi della politica agricola comune, dei quali 65 milioni andranno a 6.000 aziende per il pagamento della domanda unica 2013 e 16,5 milioni a 2.550 aziende che hanno presentato domanda per lo sviluppo rurale.
E sull'ipotesi di privatizzazione del teatro Flavio Vespasiano interviene il segretario provinciale della UIL di Rieti, Alberto Paolucci. Ancora una volta ha detto: ci troviamo costretti a dover intervenire contro un progetto di privatizzazione, una soluzione che negli ultimi tempi sembra tanto piacere agli amministratori dei diversi enti rietini, come se esternalizzare un servizio sia sempre comunque una soluzione azzeccata. Noi come UIL siamo pronti ad aprire un tavolo di lavoro per trovare una soluzione affinché il teatro resti un bene della comunità tutta. E questa domenica tutti in piazza Vittorio Emanuele di Rieti, dove diverse associazioni di protezione civile saranno a disposizione della popolazione per fornire informazioni utili sui rischi terremoto e le azioni da compiere per poter fronteggiare una situazione d'emergenza. Gli operatori, preparati da esperti del settore come geologi e ingegneri ambientali, saranno dislocati in diversi stand. Ed ora ci spostiamo a Maiano perché due imprenditori sono indagati. I dettagli nel prossimo servizio. Due imprenditori di Magliano Sabina sono nella lista degli indagati della maxi indagine Denas di Perugia, indagine che ha portato alla perquisizione di 78 aziende sul territorio nazionale, di cui 65 indagate per aver presumibilmente spacciato come chianina carne scadente e in alcuni casi proveniente da animali malati, la cui commercializzazione è stata scongiurata dall'intervento Denas. Sembra ancora in via del tutto ipotetica che in particolare i proprietari di un'azienda del Perugino siano i promotori e gli organizzatori del traffico illecito. Le indagini testimoniano che erano proprio loro ad esportare marchi, auricolari e passaporti da bovini regolari per assegnarli su animali di non certa provenienza. Un'amministrazione che non ha subito grossi scossoni per Giuseppe Carconi, sindaco di Poggio Nativo. L'attività all'interno dell'amministrazione comunale prosegue nel segno della continuità, pur ricoprendo un ruolo diverso con responsabilità differenti. La nostra priorità, commenta, rimane quella di rendere il nostro comune un'unica entità e non un paese diviso in tre frazioni. È un compito difficile, ma che ho ben presente. Presentato a Roma insieme ai cartelloni estivi dei principali festival e rassegne jazz nazionali, il Fara Music. Si tratta di una kermesse locale di jazz che ha riscosso nel tempo un grande successo e prestigio. Come ha dichiarato il direttore artistico dell'evento musicale Enrico Moccia, per un piccolo borgo come Fara rappresenta un risultato superlativo. E andiamo a Fiamignano, dove un finanziere, in quel momento fuori servizio, è riuscito ad acciuffare due ladri rumeni per poi farli arrestare. Il maresciallo a bordo del suo scooter, dopo essere stato fermato per strada dai due suoi compaesani che erano stati da poco derubati, si è messo subito alla ricerca dei malviventi. È riuscito infatti a rintracciarli mentre a passo veloce stavano raggiungendo la loro auto al centro del borgo. Nell'immediato li ha fermati mostrando il tesserino, poi con l'arrivo dei carabinieri sono stati arrestati. Sequestrata la refurtiva e i numerosi arnesi da scasso trovati all'interno del veicolo. Ci spostiamo a Monte Rotondo, dove è stata resa ufficiale la nuova giunta Alessandri. Tre uomini e quattro donne andranno a comporre l'organico comunale. Luigi Cavalli ai lavori pubblici, Alessandro Di Nicola al personale, politiche giovanili e turismo, Anna Foggia alle politiche sociali e Antonio Lupi al bilancio, Alessia Pierretti allo sport e alle pari opportunità, Marianna Valentini alla cultura e ai beni comuni. Una squadra che garantisce qualità, rappresentatività e la giusta combinazione tra innovazione e continuità operativa, ha dichiarato il sindaco Alessandri. Bene, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e torniamo in studio per lo sport. Restate con noi, a tra poco. Cosa chiedi al tuo supermercato? Di poter scegliere prodotti da mettere in offerta. Alla Coop scegli tu. Se sei socio Coop, conserve buoni sconto dal 16 al 30 giugno, decidi quali prodotti tra le grandi marche scontare del 30%. Volentieri. La Coop sei tu.
A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran, le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Cronaca di Rieti, quello che non scrivono gli altri giornali. A un passo dal centro storico, Gran Caffè La Lira di Zamporlini, un posto dove incontrarsi sarà un piacere. Caffetteria, gastronomia, aperitivi e nel fine settimana happy hour. Gran Caffè La Lira ti aspetta per offrirti il meglio. Piazza Cavour, Rieti Centro. C'è un angolo di paradiso nel cuore della Sabina. Agricola Martelli, a Confini, azienda agricola biologica, vendita diretta a prodotti aziendali, macelleria aziendale. Agricola Martelli, a Confini, provincia di Rieti, nel cuore della Sabina. ISE, ARED, ICRIC. Non rischiare. Scegli la competenza. Scegli CAF CNA. Efficiente, fidato, sempre aggiornato, per compilare al meglio anche le richieste per l'esenzione ticket o il bonus energia. Benvenuti in CAF CNA. Sempre al tuo fianco, con competenza e professionalità. CAF CNA. Nel tuo interesse. Sicuro. Stai organizzando una manifestazione civile, patronale, religiosa su Rieti e provincia? La Banda di Lisciano ha iniziato la sua stagione musicale. Oltre 100 anni di esperienza, più di 60 musicisti. Passione e dedizione al vostro servizio. Affinché ogni ricorrenza diventi una festa, contatta la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Lisciano. Telefono 340 59 52 708. Il 20, 21 e 22 giugno non mancare l'appuntamento con Sapori Divini. Il centro storico di Montelibretti è pronto ad accoglierti per andare alla scoperta di piatti tipici come la pasta coi ficorilli e del buon vino. Spettacoli musicali, passeggiate tra delicati profumi e genuini sapori della Sabina romana, grotte e cantine aperte ti aspettano per passare una serata dal fascino intramontabile. Sapori Divini, Monte Libretti, 20, 21, 22 giugno. Per informazioni telefonare al 338 50 55 106. Garantito. Servizio di navetta gratuito. Per la tua pubblicità su Sabinia Silver TV, contattaci al 329 49 56 879 oppure elismas76@yahoo.it. Bene, apriamo subito la pagina sportiva, parliamo di basket. Basket Rieti che ha visto tramontare la sua meta dopo la sconfitta con i Pontini. Sentiamo.
Finisce 52-60 la gara 2 di finale playoff. In queste due partite ho il grande rammarico di non aver giocato al completo, ha dichiarato coach Nunzi. Una rotazione interna ci avrebbe fatto tanto comodo. In attacco non siamo riusciti a concretizzare molto. Non era mai successo in casa di tirare col 29%. Tiri anche ben costruiti, ma che non sono entrati. Abbiamo subito un po' di tensione, ma nei playoff è normale. E in più siamo arrivati cotti perché l'annata è stata molto impegnativa, con una formula che dilata lungamente il campionato e poi per aver sopperito ad infortuni su infortuni. Abbiamo avuto giocatori che non facevano in tempo a rientrare e che si infortunavano di nuovo. Abbiamo sbagliato l'inverosimile. La scorsa volta ho sentito dire che la panchina di Rieti e Latina era uguale. Invece è stato dimostrato che non è così. La chiave sono state le 4 bombe consecutive di Latina che hanno fatto girare la partita. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto arrivare a gara 3, ma ogni partita ci avrebbe trovato sempre più a corto di energie. Per quanto riguarda il calcio, invece, il Rieti è pronto ad affrontare la finale dei play-off per conquistare la Serie D. Domenica alle ore 16 la squadra di Mister Punzi affronterà il Castelfidardo vittorioso all'andata. Il servizio. L'FC Rieti si gioca il tutto per tutto. Domenica alle 16 la finale dei play-off contro il Castelfidardo deciderà chi potrà accedere alla Serie D e chi dovrà militare ancora in eccellenza. Parte svantaggiata la squadra di Mister Punzi che alla gara di andata giocatasi allo Scopigno di fronte a circa 2000 sostenitori amaranto celesti ha perso per 2-1 dopo l'iniziale vantaggio casalingo con la rete di Cardillo. Una sconfitta che ha il sapore amaro della beffa e complica una possibile vittoria del Rieti su una squadra che parte avvantaggiata sotto più punti di vista, soprattutto dal punto di vista del morale. Accantonate le polemiche tra Punzi e il patron Fedeli, la squadra amaranto celeste crede nel trionfo e così i tanti tifosi pronti a supportare la squadra. Un finale diverso dallo 0-2 o la vittoria del Rieti con almeno 3 gol potrà finalmente realizzare il sogno della Serie D. Per ampliamento dell'azienda, Sabinia Silver TV ricerca personale da impiegare nel settore commerciale. Chiunque fosse interessato può contattarci telefonicamente al 337 10 50 204 o scriverci una mail all'indirizzo elismas76@yahoo.it. Bene, questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.